storia che racconta, diciamo, uno spaccato di un periodo degli anni 70, quindi quanti anni fa? 50. Ci siamo, giusto? 50 anni fa, che è stato un pezzo della storia del nostro paese, è stato un pezzo significativo e devo dire, io rileggendolo, insomma, è che era una storia come se fosse dimenticata, come se fosse stata messa da parte. Allora, la prima domanda che rivolgo a Harry è: come è nata questa idea? Che cosa, come ti è venuto in mente di fare un fumetto? Se lo posso chiamare, come lo devo chiamare? Fumetto, graphic novel? Sì, quelli, io li chiamavo fumetti, mo si chiamano con un termine inglese, ma insomma all'epoca si chiamavano fumetti. Io ero un lettore di fumetti da bambino, da ragazzino. Quali leggevi, scusa, in parentesi? Quale leggevo? Vabbè, prescinde Topolino, quello si usava per... però leggevo una striscia che si chiamava, stretta e lunga, che si chiamava Capitan Mickey. E Black Macigno Black Macigno, sì. Ed erano delle strisce orizzontali. Voi siete giovani, non lo sapete. Ma vabbè, noi sì. No, io non pensavo affatto di fare un fumetto. Quando ci siamo messi a scrivere questa storia, Cosimo... Cosimo è insieme abbiamo scritto questa storia. Pensavamo di farne un metraggio. Medio, corto, lungo, quello che al buon cuore, diciamo, delle occasioni cinematografiche. E poi, insomma, siccome il cinema è lento a partire, ecco che Feltrinelli mi chiedeva se avevo una storia per il fumetto che io non avevo mai avvicinato, e così gli ho fatto vedere questa sceneggiatura che avevamo già pronta, e a loro è piaciuta e hanno individuato Paolo Castaldi, che è qui, insomma, il disegnatore, perché il fumetto è suo, cioè la storia è nostra, diciamo, ma il fumetto è suo, la realizzazione, l'immaginazione grafica. Ecco, questo problema quando cedo dei diritti di immagine delle mie storie, il mio problema è che poi non ne voglio sapere più niente. Cioè, una volta che li cedo questi diritti, poi dopo basta, insomma, non posso avere voce in capitolo in quello che è l'immaginazione di chi lo vuole realizzare. Di Paolo Castaldi volevo solo vedere se il suo tratto era accurato e non semplicemente sommario come una specie di schizzo. E siccome il suo tratto è molto accurato, lui è un disegnatore ma anche con una cultura pittorica, e dunque sì, insomma, mi è piaciuto subito, quindi ho avuto, per me era concesso e ceduto e regalato, insomma, la sua fantasia, la sua immaginazione. Il fumetto è suo, la storia è di... ce l'abbiamo masticata Cosimo e io. Quello che ci muoveva era questa faccenda di questo termine curioso che è andato molto di moda nel 1900, cioè era stato il formato politico con cui si sono mosse le storie umane del 1900, che è il termine rivoluzione. Il 1900 è stato un secolo rivoluzionario e io ho fatto parte dell'ultima generazione rivoluzionaria del 1900. Cioè, con questo strumento politico si sono mosse le storie, si sono crollati imperi coloniali che duravano da millenni, insomma, con questo strumento politico che ha permesso a dei popoli che erano sottomessi al dominio coloniale di imporsi come entità nazionali, guadagnare la libertà e l'indipendenza. Ecco, questo termine rivoluzionario, ma che vuol dire? Oggi facilmente si confonde il termine rivoluzionario con il termine terrorista, no? Dunque ho fatto parte di una organizzazione rivoluzionaria Lotta Continua, che era un'organizzazione che faceva invece attività pubblica, aveva delle sedi, un giornale, eravamo certo antagonisti, facevamo delle lotte sociali che cercavano di ottenere dei miglioramenti delle condizioni di vita sul lavoro e anche nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole. Ecco, però eravamo pubblici. E allora questa storia, una delle tante storie di quell'organizzazione rivoluzionaria, che all'epoca era la più grande in Italia, ma ce n'erano anche altre, ecco, questa storia è una storia che vuole rimettere in chiaro dal mio punto di vista un equivoco a proposito del termine rivoluzionario. Certo,
E un equivoco che riguarda anche, poi ne hai parlato altrove, diciamo, di classificare quegli anni sempre solo con la definizione anni di piombo. Beh, questo, quello è una semplificazione che è stata presa dal giornalismo, è stata adottata dal giornalismo italiano senza nemmeno inventare la formuletta, perché è un termine che riguardava un titolo di un film, per giunta tedesco, cioè non c'entrava niente con noi. E dunque invece io li ho rimodificati, diciamo, dal punto di vista chimico, chiamandoli anni di rame. Perché proprio questo materiale conducente, elettrico, il miglior conducente di elettricità, spiega a me come era fatta l'Italia di quegli anni, per cui una lotta che capitava in una fabbrica di Torino veniva immediatamente ripresa negli stessi slogan, negli stessi termini, in una fabbrica di Palermo, o di Taranto, o di Trento. Era come se ci fosse un circuito elettrico che teneva insieme, con una tensione, teneva insieme le singole cose che capitavano in giro per l'Italia e le diffondeva e le faceva diventare, oggi si direbbe, virali, no? Virali, ma sì. Là erano materiali. Però all'epoca non c'erano i social, per cui non c'era il virus. E com'è, Cosimo, lavorare con... Voi avete già lavorato insieme, però sì. Cioè, come allora, come nasce il metodo di lavoro? Bisogna condividere almeno una cena davanti al camino, una passeggiata al mare, e scambiarsi un bicchiere di vino e ci si rende conto di avere lo stesso sguardo sul mondo, perché è chiaro che è un grande dono, cioè allattarsi alla poetica, alla poesia di Harry è un dono, quindi... È veramente un dono grandissimo. Io sono nato leggendo, nato, diciamo, come curiosità di tante cose, leggendo i romanzi di Harry. Quindi, poi nel corso degli anni, diventare amici e scrivere una storia insieme è veramente un dono. Come scrivere insieme? Intanto, appunto, bisogna stare dalla stessa parte, utilizzando anche un termine di Harry, in particolare su questa storia. Che proprio ci è venuta addosso, ti racconto com'è nata, perché stavamo a Taranto per presentare un altro lavoro che avevamo fatto, e in una stradina era Tu non c'eri, un film breve con Piero Pelù protagonista, nato dalla penna di Harry. Ho fatto la regia del film, ed Harry è stato anche sul set aiutando gli attori a scalare, è stato veramente una grande esperienza anche quella, è un'altra storia, sempre di un'altra storia forte degli anni Ottanta, insomma, un padre e un figlio che si rincontravano in salita e facevano un po' i conti. Lui era, in quel caso era aveva fatto parte di una banda armata e non aveva conosciuto il figlio, quindi per alchimie strane ci si quindi rincontra. Vabbè, eravate a Taranto. E quindi eravamo a Taranto, in Puglia, nella mia Puglia, perché io sono pugliese, ed Harry, vedendo una stradina, no, dice, ma sai che io qua ci sono stato, ho portato lotta continua qui. Allora lì si è spalancata una finestra, ecco cos'è avere il dono di lavorare con Harry o frequentarlo, che ti spalanca delle finestre su un mondo che prima non vedevi. E a me mi ha permesso, veramente come una macchina del tempo, di essere lì, in quegli anni, perché io sono di una generazione, sono nato nel 73, una generazione successiva. Cioè, sei nato quando nasceva lotta, sei nato con lotta continua, praticamente. Sì, lotta continua, sono proprio 50 anni a novembre. Dopo 3 anni questa è proprio una celebrazione, sono proprio 50 anni. L'anno scorso c'erano i 50 anni del 68, quest'anno invece sono i 50 anni di lotta continua. Ecco perché abbiamo pensato farlo nascere ora. Quello che voglio dire è questo, ente come ho avuto l'occasione, almeno io, di fare un viaggio indietro nel tempo, ma un viaggio olfattivo. Io ho sentito veramente gli odori di quegli anni, il sudore di quegli anni, le voci di quegli anni, no? le voci delle donne che lottavano per avere la casa, il diritto della casa, e venivano imprigionate perché contestavano. Sentivo anche proprio anche
si sentiva l'odore dei lacrimogeni, sentiva anche, anche il gusto del sangue, no, che ti colava dalla fronte per le manganellate. Veramente è stato un viaggio sensoriale forte, ma non ci siamo fermati a qui. Dopo aver fatto, infatti lo ringrazio la vita per aver vissuto, perché quegli anni li puoi vivere solo attraverso un racconto diretto, e io farò la stessa cosa con mio figlio, spero che mio figlio solo così, certo, raccontandoci le storie per generazioni si può veramente stare dalla stessa parte e continuare, perché le battaglie di allora sono le battaglie di oggi, ecco, per arrivare poi alla storia, perché alla fine noi abbiamo semplicemente aperto Harry con la sua fondazione a tutto l'archivio di Lotta Continua, che è veramente un patrimonio per noi. Basta aprire un qualsiasi numero di Lotta, sì, Continua, leggerlo e ci si rende conto, sembra cronaca di oggi. È la cronaca, sì, e tutto il resto che non c'è, diciamo, il mondo che c'è intorno, la cultura, e soprattutto una cosa che mi ha colpito molto, magari appunto è per me, che invece io ho vissuto quegli anni, anche se non ero in Lotta Continua all'epoca, ma cioè non ci sono mai stato, insomma, ero un militante di sinistra, e però appunto intanto ritrovare il linguaggio di allora, che era un linguaggio, il linguaggio del giornale, perché mi diceva Harry che si è andato a rivedere tutto, lui appunto ha raccolto. Quanti sono gli anni di Lotta Continua? In quanti anni è uscito? Il giornale tra il 72 e l'80-81, quindi sono quotidiano. Quindi sono una cosa enorme. Ed era un linguaggio in cui però c'era la presenza della parola futuro, cioè si pensava che si potesse costruire costruire, poi uno poteva essere d'accordo o no, un futuro migliore in qualche modo. Una cosa curiosa di quel giornale era che allora e anche oggi, per pubblicare un giornale hai bisogno di un direttore che è iscritto all'albo dei giornalisti. Certo, ancora oggi è così. Ancora oggi è così. All'epoca nessuno di Lotta Continua era iscritto all'albo dei giornalisti. Come faceva a uscire quel giornale? Perché un mucchio di persone, di intellettuali, di giornalisti, compreso Pasolini, accettavano di essere direttori responsabili di un giornale solo per farlo uscire. E poi si prendevano le denunce che quel giornale prendeva, certo, proprio raccattava come le mosche, insomma, venivano denunciati o quasi ogni numero veniva denunciato per quello che per le denunce che venivano scritte in quel giornale. Dunque c'era una tensione morale, diciamo, all'epoca, che permetteva a delle persone, a degli intellettuali che non condividevano neanche scrivevano su quel giornale, che magari neanche lo condividevano, e che però davano la loro firma, anche la loro fedina penale, per permettere a quel giornale di uscire. Questo era il clima che permetteva a quel giornale di essere libero, altrimenti sarebbe stato ammutolito. E poi nel racconto c'è traccia, anche perché lo raccontate, che poi gli artisti... Le sottoscrizioni, sì, che gli c'erano. Gli artisti regalavano quadri, sì, Schifano e altro. Sì, sì, era una delle cose che ci chiedevano, ma chi vi finanzia, chi vi finanzia? Io dicevo Picasso. Perché c'erano un mucchio di pittori di fama, allora erano emergenti, ma oggi sono nei musei del mondo. Cunellis, Schifano, ce n'erano. Matta insomma, una quantità. Nella graphic c'è una scena disegnata sapientemente da Paolo, che diceva il museo la mostra delle opere perdute, di Lotta Continua, dove, sì, vedi sui cavalletti solamente le prime pagine. Del quotidiano. No, perché però venivano poi prese e vendute subito, perché c'era il mercato, se le prendeva subito, ma se le avesse conservate anche solo la metà avrebbero più opere, più esposizione di quelle della Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma. E certo, perché era veramente un flusso. Però mi piacerebbe aggiungere una cosa brevissima, che non è una storia di nostalgia, cioè una storia di oggi, attuale, perché è anche una grande storia d'amore. Le storie d'amore sono le più grandi rivoluzioni, sono sempre nate da storie d'amore, e qui c'è una storia d'amore che dei poi personaggi ne parliamo, importanti. È giusto, sì. No, sono d'accordo, Paolo. Però volevo chiedere a Paolo appunto come è stato, era la prima volta, diciamo, che vi incontravate nel lavoro, sì, o avevate sì, già sì. lavorato insieme? No. Ecco, trovare intanto
scoprire questo mondo, che immagino anche tu sei giovanissimo, quindi non ci eri mai entrato così dentro, e trovare il tratto, il segno, il modo per raccontare una storia, questa storia. Sì, in realtà, è stato, io credo che la cosa che più mi ha fatto piacere è quando mi è stato proposto da Tito Faraci, che è il curatore della collana Comics, di lavorare a questa sceneggiatura, è stata anche la motivazione, no, che mi ha dato, il fatto che secondo lui, nonostante l'età, io avessi un po' tutte le carte in regola per poterla raccontare, e questo mi ha fatto piacere perché significa che nel mio percorso di autore, che comunque è iniziato 10 anni fa, nel senso che comunque ormai 10 anni che faccio fumetti e già con Feltrinelli avevo collaborato con un libro precedente, io ho seminato, ho come sparso delle briciole, no? Io ho sempre raccontato, ho sempre cercato di raccontare, di fare un fumetto comunque impegnato, un fumetto militante, e questa è un po' la mia storia, il mio percorso, e quindi poter lavorare a questo libro è un po' come quasi una chiusura di un cerchio, come se questa cosa mi fosse stata riconosciuta. Quindi in realtà quando mi si chiede, ogni tanto mi hanno chiesto, ma com'è che hai fatto appunto a lavorare su una storia che comunque racconta anni che tu non hai vissuto? Perché in realtà io per interesse personale ho sempre coltivato questa parte di storia d'Italia, perché mi è sempre servita per raccontare altri libri, altre storie, perché ho avuto un papà, ho un papà che ha vissuto quegli anni e me li ha raccontati, che ha lavorato 30 anni alla Siemens, dove vedeva i quotidiani, dove arrivavano i quotidiani di lotta continua, dove aveva amici che ne diffondevano la lettura, e la mia famiglia come dire ha sempre vissuto quegli anni in questa maniera. Quindi la cosa che mi ha fatto più felice è semplicemente questa, il come dire, ognuno, no, nel suo percorso artistico, se è coerente, lascia una scia, ha un ruolo, non so come dire, no? Con questo libro è come se qualcun altro finalmente, no, e questo mi ha fatto piacere come prima cosa. Poi vabbè, io sono lettore di Harry, delle sue storie, e la tipica frase, no, quella 5 anni fa mai avrei pensato di poter lavorare a una storia scritta da lui insieme a Cosimo, quindi è stata una bella, cioè proprio un'esperienza coinvolgente. Poi in realtà tutto il resto è solo tecnica, ormai le fonti anche a livello visivo si trovano, abbiamo magari 15 anni fa era più difficile disegnare un libro sugli anni 70 che adesso, perché adesso hai tantissime immagini, c'è l'archivio della appunto sulla Fondazione Re De Luca, c'è l'archivio di Lotta Continua dove comunque abbiamo un sacco di materiale, ci sono le immagini su internet, fotografie, io bastava che andavo su Google e trovavo quello che mi serviva, poi comunque mi sono documentato anche su leggendo libri, insomma, i ragazzi volevano fare la rivoluzione di Cazzullo, al libro di Bobbio, insomma, certo. Il materiale ce n'è, ma quella è tecnica, era la parte prima che mi interessava, un po' quel sentimento condiviso, e l'ultima cosa che volevo dire è, io mi sono approcciato, la cosa interessante è che mi sono approcciato con questa storia all'inizio, sbagliando, con l'idea di raccontare comunque un pezzo d'Italia che era stata. Tavola, dopo aver letto la sceneggiatura, mi sono reso conto che io stavo disegnando il libro più attuale che io avessi mai fatto fino adesso, perché in realtà mi sono reso conto che quanto servirebbe adesso. Una cosa, no, io certo. Lo dico perché mi sento, nella mia generazione ci sentiamo un po' tutti dei Don Chisciotte, ci hanno isolati, no? Siamo stati isolati e noi siamo lì da soli a combattere contro i mulini a vento, ognuno cercare la sua serenità, la sua sopravvivenza, no? E quando poi vedo di queste storie di invece di coesione e di lotta comunitaria, allora dico, beh, forse negli anni 80, quando c'è stato questo riflusso verso il privato,
caspita, questa cosa ha funzionato, cioè proprio disperso. Io lavorando questo libro, ho proprio pensato quanto servirebbe adesso questo tipo di... Una cosa breve, intanto su Paolo lui parlava di tecnica, ma non è tecnica perché lì appunto è cuore, cioè la stessa, la cosa a me piace dire, è una storia scritta per due penne e una matita, perché sembra proprio che sia nata proprio insieme, cioè Paolo anche se è arrivato dopo invece è come se ci fosse già stato prima, cioè proprio lo stesso sguardo anche narrativo, poetico, civile, e questa è la, infatti dobbiamo ringraziare Tito Farace che ha scelto Paolo, che vi ha messo insieme. È un'altra cosa, non chiudere il cerchio e tenerlo aperto, perché noi abbiamo già un'altra storia. No, ma invece facendo un'altra cosa, che noi siamo abituati, almeno la mia generazione, a conoscere i rivoluzionari, cioè Che Guevara, avere quei miti. Invece l'Italia non ha mai fatto rivoluzione, ma questa è una rivoluzione vera e propria che hanno fatto i nostri padri, le persone che magari conoscono, che conosciamo, magari ora hanno un tabacchino, sono seduti chissà dove, eccetera, però le persone che noi conosciamo, una generazione prima della nostra, hanno fatto una rivoluzione a tutti gli effetti, perché questa è stata la storia di lotta continua, questa è la storia poetica, ma anche storica, questa è anche una graphic storica, non so se esiste il termine, però è qualcosa che è accaduto, e noi quindi io ho scoperto che c'è stata una rivoluzione vera, senza spargimento ma una rivoluzione di pensiero concreta, perché poi le case venivano occupate, le macchine venivano interrotte nelle fabbriche, i salari, sì, cioè, infatti, c'era una conquista reale, questo però ne può parlare meglio, sì, c'erano delle conquiste concrete che sono state fatte grazie a lotta continua. Infatti appunto si parla anche delle tecniche di lotta che forse un pochino si sono dimenticate, il gatto selvaggio, tutta una serie diciamo di invenzioni di lotte sindacali che all'epoca si facevano sindacali, no, perché poi spesso erano in contrasto anche con il sindacato, con la CGIL, CISUIL, considerata troppo, però insomma c'era una serie di tattiche usate diciamo per non pagare lo sciopero, che servivano diciamo a protestare, e che che Harry diciamo rivendica come giuste. Ma la più grande fabbrica d'Europa era a Torino, ed era Mirafiori, era una fabbrica che occupava decine di migliaia di operai. Allora la fabbrica faceva tutto, cioè tutto il montaggio, costruiva, verniciava, faceva le scocche, faceva i motori, faceva tutto la fabbrica. Adesso è tutta dispersa, insomma ci sono tutti lavorazioni che vengono fatte altrove, poi assemblate in un altro posto. Ma allora la fabbrica era ciclo completo, integrato. E dunque immaginiamoci che nel 1969 la Fiat, proprio quella che è stata poi l'avanguardia di tutte le lotte degli anni seguenti, era la meno sindacalizzata d'Italia. Cioè non riusciva nessuno sciopero dei sindacati alla Fiat, nessuno. Quegli operai erano operai che erano ragazzi che erano stati presi per la collottola dal sud e spediti dentro quella bolgia delle macchine. Alcuni se ne scappavano proprio, cioè entrati dentro quelle grandi officine, in quel frastuono micidiale dove c'erano reparti e castelli che costruivano e facevano un rumore micidiale, se ne scappavano. Ecco, io sono stato là dentro, dunque ho avuto anche io questo impatto violentissimo con la macchina, con il macchinario, con il frastuono. Dunque immaginiamoci che era il posto dove non succedeva niente, dove quegli operai stavano zitti e buoni a farsi maltrattare, al punto che se uno doveva chiedere il permesso in linea di andare a fare pipì, lo doveva chiedere al capo squadra. Il capo squadra certe volte non glielo concedeva e quello se la faceva addosso, non c'era niente da fare, se la faceva addosso. È successo anche di recente, ho letto una cronaca recente in cui è tornato a farsela addosso un operaio perché il capo squadra non gli ha permesso di andare in gabinetto.
bene. Immaginiamoci che in un posto così, dove se tu rivolgevi la parola al compagno a monte o a valle della catena di montaggio, dopo 3 ammonizioni eri licenziato, beh, in un posto così, all'improvviso, quella gioventù meridionale, sottomessa, che abitava dentro le soffitte, dividendosi il letto, il singolo letto, in 2, 3, perché era secondo i turni, insomma, potevano pagare di meno, e che il sabato o la domenica andavano alla stazione per vedere se di incontrare qualcuno che veniva dal sud. Beh, in quel posto lì, all'improvviso, si scatena la rivolta. Ed è una rivolta che si fa fatta da questi giovani non sindacalizzati, che inventano delle forme di lotta, che inguaiano la produzione senza inguaiare il loro salario. Per esempio, fanno un reparto, si ferma un quarto d'ora, e allora si imballa tutta la produzione a monte e si svuota quella a valle. Oppure alcuni facevano il salto della scocca, cioè ogni 3 scocche una la saltavano. Dunque quella scocca che passava dopo doveva essere poi riportata indietro. Sì. Cioè delle cose che non danneggiavano assolutamente il salario operaio come lo sciopero, e però danneggiavano gravemente la produzione senza scassarla, senza fare atti di danneggiamento materiale. E inventavano queste forme di lotta. Perché le potevano inventare? Perché poi la direzione non poteva esercitare la sua attività di repressione. Perché si era così formata una resistenza alla repressione che se uno di questi veniva licenziato, buttato fuori, eccetera, si bloccava il reparto fino a che quello non tornava. Dunque, quello che è successo in quelle fabbriche in quel momento è stato un cambiamento dei rapporti di forza organizzati direttamente da questa gioventù non sindacalizzata, che però noi conoscevamo, che noi frequentavamo, che noi anche organizzavamo, perché erano nostri coetanei, e noi stavamo sempre fuori quelle fabbriche, fuori e dentro quelle fabbriche. Io appunto ci sono entrato dopo. Dunque cambiavano proprio i rapporti di forza dentro la fabbrica e perciò dentro la società. A me mi ha colpito molto una cosa che racconti, che però non sapevo, questo però succedeva in Puglia, cioè del patto con i contrabbandieri. Del patto per vendere lotta continua insieme alle sigarette di contrabbando. Mi sembrava... Ah sì, perché fuori dell'Little Cedar si vendevano anche le sigarette di contrabbando, per cui c'erano i contrabbandieri che gridavano la loro merce. 3 pacchette di Marlboro, 3 pacchette, dicevano un prezzo, 900 lire. Allora noi credevamo lotta continua a 100 lire. Allora alla fine ci eravamo messi d'accordo, 3 pacchette lotta continua 1000 lire. E facevamo la distribuzione insieme. E andava bene però così. Sì, andava bene, anche perché all'epoca gli operai fumavano tantissimo. Forse per controbilanciare il fumo che si pigliavano dentro, volevano come antidoto. Tutti fumavano, io non ho mai fumato, dunque mi sono solo affumicato. Volevo tornare un attimo a Paolo, perché diciamo, secondo me il disegno è molto molto bello e... Peraltro intanto si vede la grana della carta, cosa che io apprezzo molto quando tu riesci a vedere, soprattutto perché è scelto però, diciamo, un colore, spesso è un bianco e nero, un grigio, una tenue colorazione, come se fosse, lì diciamo un effetto un po' melanconico c'è, diciamo, nel disegno, nei colori che hai scelto. E fai sempre così oppure l'hai scelto apposta? Sì. Sì, diciamo che allora il mio disegno non è proprio famoso per essere estremamente colorato, nel senso che io non ho, anzi, diciamo che la mia palette, come adesso si chiama, è composta da 2, massimo 3 colori, anche sul libro precedente era così, e di solito sono i colori che secondo me danno un po' l'idea, devono rendere un'atmosfera. Diciamo che in generale tutto il mio disegno si basa sulle atmosfere più che sulla descrizione delle certo. cose, quindi per quello che a volte, diciamo, nelle zone focali dove la scena si sta svolgendo è più dettagliato, mentre intorno, dove è solo, come dire, descrizione di contesto piuttosto che del semplice sfondo, è meno dettagliato, perché io dove non serve disegnare non disegno, essendo io pigro non vedo perché debba
E quindi, quindi nelle parti dove si racconta la storia di Sara e Sebastiano, i due protagonisti, negli anni 70 c'è tutto questo colore appunto ocra, sabbia, sì. E che mi serve appunto solo per descrivere alcune cose, quindi il colore ha anche un ruolo descrittivo, esatto. Mentre poi c'è tutta un'altra parte dove ci sono un po' più di colori lì invece c'è un acquerello un po' più vivo, però tendenzialmente appunto i miei fumetti il colore ha davvero solo uno scopo di creare un'atmosfera. Se ad esempio il mio fumetto precedente è ambientato in una zona fredda d'Europa che è la Svezia, e lì era tutto colorato con un tono di blu, di insomma un tono freddo, quindi io non coloro nel senso di come un po' si faceva a scuola all'elementare, il sole giallo, certo. Come in realtà fanno un sacco di fumettisti bravissimi, non è che sia un male, è che io intendo il colore così, come le luci, come le luci sì. Al cinema o su un palcoscenico, no? Deve creare un certo tipo di atmosfera. Una volta che la crea, il suo scopo è terminato. E l'atmosfera la crea, devo dire, a me è piaciuto molto leggerlo. Grazie. Veniamo alla storia, perché ci sono alcuni protagonisti, a parte diciamo un protagonista collettivo che è il movimento dell'ora, l'epoca e anche alcuni sprazzi sul presente, ma c'è una coppia di ragazzi e poi c'è invece un suonatore di tromba. Se metti la prima, lo vediamo, la prima pagina del... che ci accompagna per tutta la storia, il suonatore di tromba, giusto? Ma per me quando si parla di quel tempo, quando si parla di Taranto, dell'Ital Sider, che è ancora lì dopo tanti anni, in altre parti la siderurgia, in altre parti d'Italia, a Napoli come a Genova, quella siderurgia è stata chiusa, senza che quelle città fossero poi cadute in fallimento per il fatto che la siderurgia veniva chiusa. Cioè il fatto che insomma, la siderurgia è un'attività che della quale non siamo particolarmente esponenti. Il mondo si fa siderurgia altrove, insomma. Però appunto il fatto che quando ci sta quella fabbrica, quando ci sta quella città, beh, quelli sono i protagonisti. E le persone sono dei caratteri, degli abitanti, dei passanti di quella storia. Conta per me, è quando racconto Napoli, anche se ci sono i personaggi che sono delle mie storie, ma la protagonista è la città. Ecco, per me il protagonista è quella macchina gigantesca piantata su uno dei golfi più belli d'Italia, che è diventata un mare morto e che spande le sue tossine in un quartiere vicino dove la sua polvere rosa si deposita nei polmoni dei bambini e li uccide per anzitempo. Ecco, quando si parla di queste storie, ecco che quei posti sono sottolineati, sono l'evidenza, stanno in primo piano nella mia immagine. Lì ci si muove dentro quel clima e dentro quella costrizione, cercando di ottenere dell'ossigeno per andare avanti, per resistere. L'ossigeno, diciamo, nella storia d'amore dei due protagonisti c'è l'ossigeno, c'è una bella storia, sono due ragazzi che avranno 20 anni o qualcosa del genere, che sono militanti di Lotta Continua e che parlano, si incontrano, è bello anche perché viene fuori anche il loro privato, il problema del rapporto, come vengono trattate le donne, la famiglia, come parlano in famiglia, per cui diciamo, cioè non solamente non è, uno slogan di allora era il privato e politico, purtroppo poi dopo è diventato tutto privato e ci siamo fregati con le mani nostre, però diciamo allora era molto importante modificare i rapporti di sesso all'interno delle
relazioni, il rapporto di potere all'interno delle relazioni, eccetera. E c'è anche tutto questo spaccato qui, quindi la storia di questi ragazzi, devo dire, è molto bella. Beh, indubbiamente Sara ha una grande tempra, cioè la... è quella che trascina alla fine. Io ho riconosciuto Sebastiano. Delle donne, diciamo, di allora in Sara. Sono perché lei che sta... ci sono ancora oggi, perché sai, ecco, diciamo, forse quella è una delle cose che più ha sedimentato, si è sedimentata nel tempo. No, prego, prego. E quindi lei, la lotta di Sara non è solamente per appunto i diritti delle donne, per le case, loro vanno a manifestare fuori dalle carceri, oppure cercare di capire. Allora, facendo un passo indietro, leggendo questa storia, credo, viene anche un senso di rabbia, suscita anche la rabbia. A volte la rabbia è qualcosa di positivo, cioè dalla rabbia possono nascere le grandi rivoluzioni, diciamo. Oppure indignazione, possono, no, proprio rabbia, perché quando grazie ad Harry sono andato a leggere quello che si scriveva 50 anni fa, io sono pugliese, quello che si scriveva 50 anni fa, quando è nata Little Cedar, c'è una scena iniziale che Paolo ha reso di una potenza veramente drammatica, lo sradicamento di questi alberi, no? C'è proprio la vita che hanno deciso allora di togliere la vita, di togliere l'ossigeno, di toglierci tutto, cioè gli alberi erano lì da 2000 anni che ci guardavano, ci raccontavano, togli l'albero, è finito tutto, e ci hanno impiantato invece la fabbrica, aprendo lotta continua. Già allora i cronisti di allora, i militanti di allora dicevano, raccontavano già delle prime morti, raccontavano già dei pesci che morivano nel mare, noi raccontiamo anche di un pescatore che invece dice io nelle fabbriche non ci vado, io devo continuare a pescare, ma non ci sono più i pesci, già da allora, 50 anni fa. Quindi se allora ci fosse stata anche una coscienza civile più forte, quindi perché lotta continua veramente è stata una grande occasione che non tutti hanno inteso, noi avremmo avuto meno morti, non avremmo avuto i disastri che stiamo vivendo ancora oggi e vivremo purtroppo per qualche anno con l'Ilva. Quindi c'è anche un grande sentimento di rabbia, è quello che ho provato io, ma non solo per appartenenza, perché sono nato in quella terra, perché alla fine non è l'appartenenza, cioè ogni vita mancata è di tutti. E quindi c'è anche questo. Tornando invece al trombettiere, in realtà il trombettiere poi è la materializzazione di una poesia straordinaria che ha scritto Harry, l'Internazionale, perché lui dice negli ultimi versi, se anche con l'ultimo fiato, vabbè, vado con l'ultimo fiato che tu hai e continui ancora a suonare quella tromba, no? C'è una grande metafora, allora può tornare questo cambiamento, perché, questa forza. Perché diciamo, il trombettiere ci accompagna, cioè lo vediamo... Sì, è uno lo sguardo che attraversa... E ci porta anche al tempo presente. Sì, 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 ci sono dei salti però temporali all'oggi. È anche ispirato da un personaggio reale. Ah, sì, era un anziano, una specie di vagabondo che dormiva dove capitava nella Roma di allora, negli anni 70, anziano che suonava la tromba e veniva nelle trattorie dove c'erano i compagni e si sedeva ai nostri tavoli, si beveva un bicchiere di vino e suonava la Internazionale. Non teneva fiato, era proprio, aveva l'enfisema, e però invece dentro la tromba riusciva a respirare, quindi faceva queste suonate in giro per le trattorie, si faceva chiamare Garibaldi. E chissà dove è andata a finire. Di Gregorio pure l'ha conosciuto, l'ha incrociato in queste... Sì, in queste perché Roma... E suonava l'Internazionale. Ecco, io scrivendo una pagina proprio dedicata a questa musica che ci faceva compagnia politica in quegli anni, mi sono ricordato della sua asma e della sua vecchia tromba che ci seguiva nelle serate. Ecco, la poesia. Lotta continua. Nel libro ci sono delle aperture poetiche bellissime, c'è anche una storia, c'è l'ora X, diciamo, che tutti aspettano, in un modo poi diventa un'altra cosa, però ci sono dei momenti bellissimi, veramente però questo mi...
lotta continua, mi fa pensare questo, cioè lotta continua di quei movimenti lì era il movimento più creativo, diciamo, più aperto al lato umano, più aperto alla poesia. Non a caso poi nel giornale erano stati i primi a fare la rubrica dei cuori lì, non mi ricordo come si chiamava, dei cuori... Erano lettere al giornale. Lettere al giornale, però diciamo lettere anche in cui si parlava molto del privato, eccetera. Cioè da quel punto di vista, rispetto alla cupezza di altri movimenti, alla severità, tipo non so, Potere Operaio o cose del genere, la lotta continua era molto più sorridente, più aperta diciamo al lato poetico della vita. E nel libro diciamo anche questo l'ho trovato come apertura, come momento in cui appunto si schiude un sorriso, una speranza, un'apertura anche appunto sulla durezza della militanza rivoluzionaria. Ma c'è anche un po' di ironia su questa faccenda dell'ora X, no? L'ora sì. X è la ora immaginata dai rivoluzionari con cui si prende il potere, no? L'ora X con cui Lenin diceva ieri troppo presto, domani troppo tardi, insomma c'è l'ora X in cui si fa l'assalto al palazzo d'inverno, così. Era una idea insomma della presa del potere delle rivoluzioni del 1900. Ecco, da noi noi terminali diciamo, l'ultima generazione rivoluzionaria, questa idea dell'ora X era molto più sbriciolata. Non aspettavamo l'ora X, la continuavamo a fare minuscola questa ora X in tutti gli momenti della nostra giornata. Praticavamo la nostra intera sovversione delle precedenze, insomma, in tutti i momenti della giornata. Quindi per noi quest'idea del tempo messianico era un'idea che non ci riguardava. Il tempo era quello che avevamo in quel momento. Seize the time, cogli l'attimo, cogli il tempo, era un titolo di un libro di un membro delle Black Panthers americane, cioè dei sì. rivoluzionari americani che si battevano per il potere nero, insomma, per riscattare la umiliazione della sottomissione dei neri nella società americana. Seize the time, ecco, cogli l'attimo, non c'è l'ora X è presa in giro in questo caso, in questo titolo, no? L'ora X è tutt'altra in questo titolo, in questo caso nostro. E infatti diciamo diventa poi una... Vabbè, non lo diciamo, lasciamo la sorpresa. No, però l'unica cosa che si può dire è che comunque è anche una storia che ha una sorta di sacralità, cioè anche una... è una storia positiva alla fine, c'è cioè un... Certo. Un qualcosa di positivo, molto positivo. Finisce con una festa e quindi va bene. Ma io... No, con una bellissima esplosione di fuochi artificiali, devo dire anche lì molto ben disegnata, molto ben... No, questo non dovevi dirlo, Gregorio. Questo è finita. Beh, ho capito, mica un ciao, ragazzi. Sentono proprio il crepitio dei fuochi artificiali, c'è cioè un effetto speciale musicale. Per la pagina non è vero. Per noi del sud non è vero, però lui ci riesce a farci credere che ci sono i fuochi d'artificio. E una cosa però volevo chiedere ancora, anzi due cose volevo chiedere a Harry, che ancora sì. Una è la... Per chi legge i suoi romanzi sa quanto diciamo la sua lingua sia intensa, io dico che è una lingua lirica, è una lingua in cui diciamo ogni parola ha il suo peso specifico, eccetera. Ovviamente in un racconto come questo invece diciamo ti sei dovuto spogliare del tuo modo di raccontare, del tuo modo di è come se ti fossi messo di lato, e è stata una rinuncia. Intanto non credo di avere né una terminologia né intensa né lirica. Pretendo da me che la mia terminologia sia precisa, il più preciso possibile. E dunque questo mi basta, insomma, poi se intensa lirica è un effetto collaterale che può interessare, può colpire il lettore, ma insomma a me non riguarda. Che mi hai chiesto, scusa? Ti ho chiesto se... Nel raccontare una storia, diciamo, senza la tua lingua. Ah, sì, sì. Beh, il bello di raccontare attraverso le immagini o attraverso il teatro
è che la storia non la racconta lo scrittore, ma la raccontano direttamente le persone. Il teatro è la forma più bella per raccontare la storia in questo modo, cioè le persone si mettono a parlare e chi sta seduto ascolta la storia direttamente dalle conversazioni, cioè non c'è lo scrittore è nascosto, è direttamente le persone sulla scena che fanno avvenire la storia. Questo è bello, è un altro modo di scrivere, ma per me è più divertente, è anche divertente, perché così levo da mezzo l'ingombro che io sono con me stesso, insomma, l'ingombro dello scrittore. Quando scrivo mi dimentico di essere scrittore, è la storia che sta utilizzando la mia disponibilità a raccontarla. Però, appunto, c'è sempre alla fine lo scrittore che sta narrando quella storia. Invece nel fumetto, nella scenografia, nelle sceneggiature, nel teatro, questa figura ingombrante non c'è, ed è più divertente. Sì, è divertente, è come una liberazione da questo punto di vista. È come un fate voi. Fate voi è bellissimo. Senti, c'è una coincidenza, ne parlavamo stamattina che ci siamo incontrati in albergo, c'è una coincidenza che mi ha colpito. Harry ha scritto un bellissimo libro che oltre a questa storia vi consiglio di leggere, che è Impossibile, che è appena uscito, sempre per Feltrinelli, in cui il protagonista, anzi i due protagonisti, sono un ex brigatista, un ex componente, diciamo, di banda armata, e un altro che però si è pentito e ha mandato, pentito che è un termine che Harry non accetta, diciamo, come definizione, un delatore. Ma sì, perché sempre per la questione della precisione, no? Per la precisione, il pentimento sì. È qualcosa di intimo. Esatto, comunque diciamo che invece che muore, penso, non ve lo sto a raccontare, però ve lo consiglio perché è una macchina narrativa meravigliosa, ma quello che mi colpisce è che in due storie parallele, diciamo diverse, perché poi uno appunto è una graphic novel e l'altro invece è un romanzo, torni a parlare di un'atmosfera di quegli anni, cioè che è stata così importante per noi e così anche però significativa per te, perché ha modificato fortemente anche la tua vita e tutto quanto il tuo percorso. E come mai? Cioè solamente adesso ne possiamo parlare perché è sufficientemente distante? Io ho continuato a scrivere delle storie che riguardavano quel periodo, quindi non c'è una... quando mi venivano in mente qualcosa, insomma, poi mi mettevo a scriverla. In questo caso c'entra la montagna. Siccome si svolge in montagna questo accidente, mi è venuto in mente proprio mentre andavo in montagna. Ho percorso anni fa un sentiero, insomma, diciamo, molto accidentato, molto pericoloso, in mezzo alle Dolomiti. Mi sono andato a cacciare per curiosità, ecco, in quel posto. Non è una raccomandazione turistica questa qua, là non ci si deve andare. In non tutto il libro dice che non bisogna andarci. Non ci tornerei in nessun modo, però ecco che a distanza di tempo mi sono ricordato di quel passaggio, e allora lì, mentre che camminavo ho ricordato quel passaggio, ecco che mi è venuta questa idea di poter far incontrare vicino o lontano, insomma, far coincidere su quel tratto micidiale due persone completamente opposte, che però avevano avuto, si erano scambiati le cose più intime e intense molti anni prima. Avevano partecipato anche della stessa banda armata, uno dei due, appunto, per cavarsela meglio, aveva denunciato tutti gli altri. Ecco che si rincontrano là sopra, su quella scena, e uno dei due cade. Ecco, questa fantasia mi è venuta in mente mentre stavo in montagna. Dunque, devo alla montagna questa storia, e non alla qualche reminiscenza politica o del passato. C'entrano delle due persone che sono due pezzi unici, insomma, che non sono rappresentativi di niente. Grazie Harry, grazie a tutti voi, grazie a Cosimo e a Paolo. Io vi lascio consigliandovi la lettura sia di questo albo sia ovviamente del libro di Harry, perché comunque sia ricordare è una storia che appartiene a noi, è una storia che appartiene all'Italia, possiamo essere stati d'accordo o meno con Lotta Continua, ma l'importante è sapere che
lasciato dei segni veramente importanti, purtroppo, diciamo, di quel pezzo, di tutta quanta quella quantità di speranze che c'erano in quella generazione, in quegli anni, non vanno dimenticate. Grazie. Non faccio scendere di quello che c'è da fare. Ma quali che c'è da fare? Cioè non proprio.